L'udienza di oggi è servita a incardinare il processo. Costituzione di parte civile, istanze preliminari, richieste di esami e controesami, nomina del perito per la trascrizione delle intercettazioni. Una serie di passaggi certo necessari al corretto svolgimento del processo, ma piuttosto prevedibili. Tutti meno uno. Una dichiarazione del legale difensore di Pietro Gilardoni, l'avvocato Edoardo Pacia, che ha comunicato in aula la disponibilità del suo assistito a restituire l'importo del bonifico attorno al quale ruota l'accusa di corruzione per una vicenda che riguarda i lavori in salita per il treno. Per tramite del suo avvocato Gilardoni quindi si è detto disponibile a rimettere a disposizione l'importo del bonifico, 4.000 euro, qualora venissero identificati profili di inopportunità o di colpa, fatta salva, ha ribadito il legale, l'assenza di responsabilità di Gilardoni.